Ciao, buongiorno. Allora, ho una busta per fare la spesa del Todis e delle fustelle da provare, per cui oggi ecco soltanto puro divertimento e un lavoro facile e veloce. Volevo fare gli alberelli per dare un po' diciamo uno stile country. Ho usato il gufetto che mi piace molto, le foglie, e poi ho utilizzato la staccionata e i fiorellini di quest'altra fustella molto economica, Biggs, e naturalmente la farfalla che mi fa impazzire, è proprio bella perché viene traforata. Ne ho diverse di farfalle, però devo dire che questa per i lavori di questo tipo è quella che preferisco. Quindi queste sono le tre fustelle che utilizzerò oggi. Naturalmente vi metto tutti i link nell'info box. Questo venditore ha rifatto il magazzino e dunque adesso mi sembra che sono tutte di nuovo disponibili, a parte questa, non so per quale motivo, però si può provare a scrivergli, però tutte le altre sono disponibili. Questa è un pochino rovinata, qui ha un nodo, però è soltanto una cosa estetica perché insomma le lame tagliano benissimo, ho visto, non c'è nessun danno alla struttura di ferro. Tagliano benissimo, basta una sola passata e ci sono dei pezzi, però siccome adesso non ho conservato la foto, ci sono dei pezzi che ancora non ho capito come utilizzare, tipo questo tondino qui, e devo vedere un pochino meglio come lavorare, però ho fatto diciamo una base che è abbastanza semplice. Allora io metterò la farfalla qui al centro e poi cercherò di coprire queste scritte qui in fondo per renderla un po' più anonima. Buona visione. Thank you.
Ecco qua, veramente pochissimi minuti per fare una borsa della spesa, un po' per mimetizzare. Io ho usato la colla a caldo perché per farvi vedere un po' le varie fasi, però verrebbe molto più carino con una cucitura, ci vuole un po' più di tempo, però queste si possono fare due cuciture parallele per la recinzione e poi con un po' di pazienza fare tutte le cuciture intorno agli alberelli, viene molto più carino. Non è detto che io non lo faccia, se magari mi avanza un po' di tempo. Perché anche se è incollato nella parte esterna si può cucire benissimo. Qui un'altra cucitura per rinforzarla, anche qui una specie di cucitura zigzag. Secondo me l'abbellisco in questo modo l'abbellisco ancora di più, quindi ve lo consiglio, insomma, anche prima potete fissare i pezzi, ecco, con un poca colla e poi andare avanti con le cuciture magari un po' più particolari, con dei punti particolari, che viene ancora più carino. Allora, naturalmente io ho già fatto anche la parte di dietro, un po' diversa. Ecco qua, devo coprire la D e la S, aggiungerò altre foglioline o la mela, però diciamo il più è fatto, ho nascosto la scritta Todis e quindi questa è già pronta per essere utilizzata per fare la spesa. E niente, spero che questo video vi sia utile e soprattutto per vedere un po' che cosa si possono fare con queste fustelle. Questa ve lo consiglio proprio perché è veramente molto economica e la staccionata si usa anche per fare casetti di carta e questa farfalla. Beh, spettacolare, che dire, si può utilizzare ovunque. Questo, ecco, era un video molto veloce, soltanto per presentarvi queste tre, piccole fustelle. Vabbè, non tanto piccole, e soprattutto il loro utilizzo. Con questo ho finito, grazie per avermi seguito, al prossimo video. Ciao!